Buonasera e benvenuti a Giaveno. Siamo alla sagra del fungo, ma in realtà come tutte le sagre c'è il mondo, perché dall'abbigliamento al mangiare troveremo tutto qua. Siamo davanti alla fontana di Giaveno. Detta anche così a titolo inventato l'acqua della Sardegna. Così l'acqua in Sardegna. E ci sono anche le fontane, quindi sono tutte le acque del mondo. Ci sono le fontane in Sardegna sott'acqua, ci sono le bocche della verità. Cosa abbiamo qua? Abbiamo bancarelle sul vestiario. Sto cercando una giacca color pelle. No, cioè di pelle color come questa qua, però di pelle, rossa, rosso scuro, molto scuro, rosso bordeaux. E poi se c'è qualcosa di interessante, boh, sarò tentato di comprarla, però la mia priorità è un marocchino con panna adesso. Ok, questa è la bancarella del terrone che troviamo in tutte le giostre, in tutte le fiere, in tutti i posti dove c'è movimento e divertimento. Troviamo questa bancarella, questo grande stand dove vende il terrone, cioccolato, caramelle secche, frutta secca. C'è veramente di tutti, lecca lecca, zucchero filato, cioccolato no, però c'è quello solido, quindi... Questa, soprattutto la sera quando poi accendo le luci, è una bancarella che rende molto, quindi approfittiamone. Volevamo dire che comunque trovare parcheggio non è stato difficile, perché ce ne sono tantissimi di parcheggi, proprio tanti. Basta girare, andare giù per le strade, ma tra quelli proprio i parcheggi e le viuzze, cioè malgrado il pienone che c'è stato, non so dire che si trova a posto molto facilmente, quindi anche questo è un lato positivo, che in altre sagre devi andare in montagna a parcheggiare. Vediamo un po' di formaggio anche, la gorgonzola. Se deve fare una foto ci devo essere anch'io dentro, eh? Possiamo? Se fai una foto basta che ci sono anch'io. Cos'è? Salumeria. C'è il cinghiale, c'è il salame, c'è tutto veramente. A me piacciono tra l'altro questi salamini particolari. Che bella, no?
Ok, siamo in una delle tante piazze di Gioveno e siamo di fronte a una chiesa che dopo vi diremo magari anche il nome. Questa chiesa è molto bella perché mi ricorda le carte da poker, non vedo delle carte da poker fatte più o meno in quella maniera. Quindi è particolare proprio come è stato dipinto l'esterno della chiesa e poi da ammirare anche la bellezza di questa piazza, perché comunque è tutto pieno di tavolini, ci prendiamo qualcosa anche qua dopo all'aperto. Poi comunque ci sono tante bancarelle in diverse direzioni dove si dirama la piazza. Quindi se riusciamo, se si riesce a girarle tutte. Gli ombrellini, guarda. Ah, possiamo fare gli ombrellini. Dico una ragazza che è una nostra amica. Ok, lo puoi filmare. Guarda! Okay, e quindi siamo arrivati all'incrocio tra la chiesa e due vie, cioè precisamente siamo in via 20 settembre, l'incrocio con via Corso, via non lo so, via Umberto I, come da Cartiglio detto in modo molto preciso, e date le previsioni del tempo che davano pioggia, secondo me è una cosa che sto pensando io in questo momento, hanno allestito tutto di ombrelli, è meglio dire che è proprio bello, perché li abbiamo visti anche tra l'altro in sera in un locale, che c'erano questi ombrelloni da sole con tutte le lampadine colorate dietro. E quindi è molto simpatica ma coreografica soprattutto la cosa, perché ci viene veramente voglia di farsi una passeggiata sotto questi ombrelloni, che si sta anche meglio perché non c'è il sole tra l'altro. Grande, ma ce la ricordiamo per la strada per tornare indietro. Troppo grande. Cioè veramente. Ma bisognava venire dalla mattina per girarla tutto. Questo negozio che c'ha cosa particolare. Regoliamo la macchina perché cambia la luce e cambiano anche le impostazioni. E siamo vicini allo stand dove c'è il fungo, si mangia. Penso che li vendono soltanto, ma che ci sia anche qualcosa da gustare a base di funghi, no? Magari qualche risotto, qualche fungo fritto, qualche fungo velenoso. Ma in realtà c'è il miele. Ma c'è il miele, ma magari ci sono anche i liquori. Thank you.
questa è la strada degli ombrelli, questa volta la facciamo ascendere, la facciamo in discesa. Prima eravamo lì nella piazza della chiesa col dorso delle carte da poker, adesso stiamo facendo la strada degli ombrelloni tutti colorati a scendere, quindi ritorniamo alla piazza centrale. Vediamo anche la pancia dei libri, che a me piacciono tantissimi i libri. Ci sono i funghi di pietra, ecco la vera sagra del funghetto. Eccoli qua i funghi. Anche la persona va nel territorio. Perché c'è anche un puffo di pietra da qualche parte. Guarda questi, Erika, filmali, guarda che belli che sono. Per i disegni sotto. Bello. Sono sculture di legno, sono fatte a mano, c'è il signore che le sta lavorando. È una cosa che riuscirei a fare anch'io. Mi piaceva questa ricetta. A me piace quello con le corna, c'era qualcosa che sembrava un capricorno. Dopo rappresentante, giustamente. Allora, questo è l'angolo della felicità, diciamo, immersi in un bel dipinto di colori e fiori. Se vi piacciono i colori, non i fiori, ma tutti i colori, diciamo che è un posto dove si sta bene. Poi metto allegria, poi perché portarli solo al cimitero i fiori, cioè guardateveli anche così, no? Come allestimento di una fiera, no? Come cosa ornamentale per decorare. Comunque fanno bene alla salute anche i colori, quindi penso che il fioraio ne sa qualcosa. Non c'è la luce. Non c'è. Ok, vai. Ok, come da promesso ce l'avamo imposti come meta finale, iniziale, ma abbiamo scelto alla fine di andare in un bellissimo bar. Siamo qua a Giavero, precisamente al bar della Torre, e abbiamo chiesto un martino con Nutella e panna. Cioè, noi dovremmo vedere anche roba. Ma è grossissima, bellissima, cioè proprio è un capolavoro, e penso che qua ci torneremo di nuovo a prenderlo, perché solo vederlo veramente ti dà voglia di mangiarlo a volo. È un dipinto, è fantastico veramente, merita veramente farsi un bel marocchino.